Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio vi dà appuntamento tutti i mercoledì alle ore 20 su Canale Italia 84 del Digitale Terrestre con Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com. Gentile pubblico di Scratch, ben ritrovati. Settimana pimpante con un ospite che, insomma, il mio cuore pullula per lui perché l'ho sempre tanto stimato. Insieme a Ilenia Lazzaro adesso andremo a scoprire chi. Con Ilenia Lazzaro voglio parlare già delle grandi cose che stanno bollendo in pentola. Insomma, tanta roba sta venendo fuori da questo non fine settimana. Mi viene in mente che luglio ci sarà la Cappellotto col Memorial, poi la Bassano Monte Grappa. Poi tante gare, domenica saremo anche alla Crespa d'Oro Bike. Abbiamo anche la Maratona delle Dolomiti quest'anno, quindi... Tanta sì, roba, sì, nel senso che è pimpante questo mondo, ma io sono anche molto preoccupato. E poi ti voglio parlare con chi? Me lo presenti tu? Con Massimo Ghirotto. Oh, ci fosse un applauso sarebbe qua. Ciao Massimo. Grazie per l'invito. Ma è per me è un piacere perché sei uno di quegli atleti che... sono riusciti a smettere di andare in bicicletta, sei riuscito a scendere dalla bicicletta e questo credimi è una cosa molto rara, perché i ciclisti poi possono fare anche altre cose, ma nella testa non smettono mai di pedalare e questo credo sia un limite. Tu sei andato avanti, hai fatto la tua carriera, sei stato poliedrico con la RAI, ti aspettiamo ancora per la carità perché i tuoi racconti erano sensazionalmente empatici, un po' ci è mancata questa cosa qua. Beh, grazie per queste parole di affetto, perché comunque ci conosciamo da tanti anni. Ma attento, perché poi dopo ascolto tutto. Vedo certo, per certo, ma vanno bene anche le osservazioni e le critiche, perché in questa maniera che si migliora e si cerca di così di capire dove andare appunto a migliorare. Anche lei lo fa di, questa cosa da tanti anni e credo che non sia mai finito di imparare. È vero. Quindi, però è vero, cioè questa cosa che mi hai fatto ricordare, nonostante io avessi avuto la possibilità di fare ancora 2 anni da professionista, in quel momento non avevo più gli stimoli per correre, era più la fatica che facevo che la soddisfazione e quindi ho pensato bene di cambiare e dire vabbè adesso proverò a fare il tecnico, mi è andata abbastanza bene. E si può ma fare non sempre. Perché tu sia qui, perché non me ne frega niente, la gente mi conosce, se devo mandare a qualcuno, io sono all'80% antipatico, al 20% simpatico, per cui, perché la mia prerogativa è sempre quella di non mi tengo niente nel cuore. Però, smettendo di andare in bicicletta, hai una dialettica intanto importante, e quando uno smette di andare in bicicletta e ci mette quella passione anche dalla moto, racconta la gara in maniera diversa di uno che non ha mai fatto bicicletta, senza togliere nessuno di quelli che vanno in motocicletta adesso. Il racconto in moto, credo che sia importante, Pancani ha fatto un lavoro strepitoso quest'anno in moto, cambiava ritmo, è vero o non è vero? Assolutamente. Quindi raccontare con il pathos... cattura l'attenzione, io poi sono un televisionario. Beh, intanto bisogna dire che se sale uno che ha fatto del ciclismo, come dire, in modo abbastanza importante, capisci guardando anche in faccia i corridori e cerchi di trasmetterlo un po' attraverso le tue emozioni, che è poi la cosa che viene apprezzata di più. Tra l'altro fare la radio, devo dire, non è facile perché i tempi sono molto stretti, bisogna essere immediati e comunque io sono un ex corridore, voglio dire. E far vedere la gara, che non è facile. E far vedere, chiudendo gli occhi, a chi ci sta ascoltando. Ti faccio l'ultima domanda, poi voglio passare a lei. Io mi ricordo le radiocronache dei grandi tempi passati, perché insomma, la mia età ce l'ho io, però quando si parlava dell'uomo in fuga, no? Te lo facevano raccontare come se veramente facesse cose epiche, non sono poi tanto diverse, però la radio ti dava quell'immaginazione che non ha limiti, dove la televisione ti riporta una realtà, la radio invece ti fa, è come leggere un libro o guardare un film.
Guarda, io sono appassionato di radio, io l'ascolto molto perché mi piace. Delle volte, che sarà capitato anche voi, ascoltare delle partite in radio e poi la vedi in televisione e ti dici ho visto un'altra partita, ho ascoltato un'altra partita. Vero. L'emozione della radio è questa. Ecco, per questo volevo dirti, perché l'emozione della televisione è un po' la stessa copia e incolla con l'emozione che può dare i social. Io prima parlavo anche con Massimo e io sono un po' come Peter Falk, il tenente Colombo, sai che è stupido, no? Ma in effetti io, insomma, ci metto anche del mio. Sembra che sono sempre là con gli... Ma se io vedo delle gare che sono... Parlo con te che sei social, che sono tronche, perché non vedo un arrivo, vedo soltanto la musichetta, lei lights, sai, e la figatina, no? Però non vedo il racconto. Io che ho 60 anni dico, mamma mia, cosa sto... Come posso far emozionare... Se non c'è un racconto, è un po' come guardare un film, sai, una volta quando si era poverelli si andava tra il primo e il secondo tempo entravi, ti guardavi il secondo tempo e poi guardavi il primo tempo, però non era la stessa cosa. Ma in ottica di comunicazione ci dovrebbe essere un mix di cose, cioè il social non dovrebbe escludere il resto. Per una gara, per un organizzatore dovrebbe esserci un ufficio stampa che funziona bene, dovrebbe esserci un racconto della storia dal punto di vista anche classico, cioè partenza, fase di gara, arrivo, che sono le cose anche poi principali che chiedono anche i telegiornali poi per una, certo, per una cronaca nuda e cruda, e poi ci sta magari a rinforzare quel minuto e mezzo emozionale che spari sui social. Però farne uno piuttosto che un altro, se io da organizzatore dovessi scegliere, piuttosto sceglierei la cronaca, perché è quella che poi ti porta anche a dare visibilità nei canali classici, cioè i giornali, cioè la televisione classica, il telegiornale e quant'altro. Ovvio che in televisione non ti metteranno mai la clip emozionale. Con la clip emozionale chi prendi? Prendi quelli che sono su Facebook quel giorno lì che non riescono a guardare, e non prendi magari una massa di gente che può seguire, può leggere il giornale al bar piuttosto che guardare il telegiornale. Ci teniamo questa cosa che hai detto. Prima mandiamo la Gran Fondo Sibillini, servizi di Christian Bon, e poi riprendiamo questo discorso. Assolutamente sì. Un vero successo con i suoi 850 iscritti anche l'edizione numero 29 della Gran Fondo dei Sibillini, la cicloturistica manifestazione organizzata a Caldarola, che punta a rilanciare un territorio profondamente ferito dal sisma del 2016. Anche se cicloturistica, la manifestazione ha offerto agli agonisti dei tratti cronometrati sia sul lungo sia sul medio, che davano punti per le classifiche del Marche Marathon, mentre per quelle del campionato nazionale Gran Fondo e Medio Fondo dell'Axi è stato assegnato un bonus di partecipazione di 100 punti. Il tracciato lungo di 133 km, dislivello di 2.266 metri, il primo tratto cronometrato per i tesserati agonisti comincia da Cesi, 790 metri di altitudine, e termina a San Martino di Serravalle del Chienti.
I primi 3000 metri sono di pianura e portano a toccare la chiesa di Madonna del Piano. Poi la strada sale fino a San Martino, altitudine 897 metri, in totale 6 km cronometrati. Il secondo tratto cronometrato invece inizia da Ussita, al chilometro 92 a 721 metri di altitudine, e sale fino al Valico delle Arette, chilometro 99,7, 1051 metri di altitudine. Quest'ultimo viene affrontato anche dagli agonisti, che scelgono il medio di 90,75 km con dislivello di 1354 metri. Previsto anche un percorso corto di 75,4 km, 1051 i metri di dislivello. Il tutto immersi in scenari mozzafiato all'interno dello spettacolo straordinario dei Monti Sibillini. Venendo ai tratti cronometrati, i primi tre classificati del percorso lungo sono stati Leonardo Pressa dell'UC Petrignano, Mattia Fraternali dello Scott Team Gran Fondo e David Squarta dell'UC Petrignano tra gli uomini e Deborah Morri del Team Capitano, Gloria Paoli e Cinzia Zacconi tra le donne. Mentre nel medio sul podio è salito Gianluca Berti del Ciclismo Montecchio davanti a Fabio Tarquini e a Luca Fantozzi. Tra le ragazze trionfa Azzurra Dintino del pedale elettrico su Orietta Schiavoni e Sonia Paulinelli. Tutti sono stati premiati con le maglie dell'Italian Ciclotour. La formula della cronometrazione di alcune salite è secondo me una formula vincente, perché permette anche quel pizzico di agonismo che fa sempre bene, soprattutto chi viene dal gran fondo. Ottimi ristori, come possiamo anche vedere qua, le tavole imbandite, abbiamo la carne, abbiamo le frutta, abbiamo i prodotti tipici del territorio. Secondo me è una grande forma di vicinanza per le popolazioni terremotate e i paesini che stiamo attraversando. È una domenica diversa dalle altre per chi è abituato a correre tutti i giorni e anche tutte le domeniche, quindi è un modo anche per stare insieme, per fare una passeggiata, allenarsi, perché comunque le salite non mancano. E soprattutto anche le motostaffette, anche qui dietro la telecamera il nostro Christian si sta comportando molto bene e ci sta facendo un'ottima compagnia. Grazie e speriamo che questa manifestazione abbia sempre più seguito e sia sempre più pubblicizzata per promuovere questi territori. Ciao a tutti! Lungo i percorsi, la ASD Nuova Sibillini ha messo a punto dei gustosi ristori, come quello presso l'agriturismo Le Casette, dove era prevista anche la grigliata di carne, senza dimenticare la cocomerata finale e il ricco pranzo con ampia scelta di primi, secondi, contorni e dolci. Previsti anche cibi gluten free e per i vegetariani. Come al sempre ricchissime le premiazioni finali per le prime 10 società per numero di iscritti, tra le quali si è imposta la Giulio Dori Renzo Bike, seguita dalla Bortura Agnesi e dall'IT Auction Team. Quarta posizione per il team del Capitano, quinta per la Nuova Pedale Civitanovese, sesta per la Cicli Copparo, settima per il Tormatic Pedale Settempedano, ottava per il team Ciclismo 2014, nona per l'SBT Team e decima per l'Adria Sibilla. Finalmente è finita la 29esima edizione della Gran Fondo di Sibillini. Questa è un'edizione stata veramente speciale, perché nonostante le varie problematiche che abbiamo avuto, il cambiamento di data, le varie concomitanze, abbiamo mantenuto più o meno i numeri dello scorso anno e soprattutto abbiamo messo in atto quei tratti cronometrati che tanto sono piaciuti ai concorrenti e hanno veramente apprezzato questo tipo di discorso, e sicuramente la Gran Fondo dei Sibillini nei prossimi anni avrà questo tipo di indirizzo. Poi vorrei ringraziare quanti ci hanno dato una mano lungo il percorso, tutte le forze dell'ordine, ma soprattutto a chi ha gestito i ristori, in particolar modo quello, il mega ristoro lì a Casette, dove veramente abbiamo dato il meglio di noi stessi.
ne resterà soltanto uno. A Lavarone, sabato 6 luglio 2019, presso il Parco Palù Jonchi, ritorna la sfida. Sono il creatore di uno show televisivo che dà speranza, gioia ed esalta milioni di persone. XCE, eliminazione, con il secondo Gran Premio Cimbra Cross, trofeo Scratch TV. Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori sulle bandiere. XCE eliminazione, valevole per il campionato provinciale trentino. Sulle bandiere! Sì. Il vento è dalla nostra parte, non ci serve altro! Siamo tutti alla Top Dolomite il 7-8 settembre. Ben rientrati. Oh, Christian Bonci fa sempre di quelle clip, però. Che ragazzo. Lui ha un ritmo televisivo nelle cronache che è esagerato. Non so se tu hai mai conosciuto Christian Bon, ma è uno che sa veramente il fatto suo e ha un ritmo che a me piace molto. Ritmo perché prima si parlava di quello che è il racconto. Non so se voi avete seguito i mondiali di calcio delle donne. Lo stiamo seguendo. Lo stiamo seguendo. Beh, intanto auguri, abbiamo le Olimpiadi, eh. Ah. Evviva, Milano, quindi, Cortina, quindi facciamo... io credo che io mi sono torinese e il torinese un po' si mangerà le dita. Perché comunque io credo che il fatto che si facciano le Olimpiadi domani mattina, tantissimi ragazzi praticheranno più sport sull'onda di questa grande emozione, no? Perché viviamo di emozioni, Massimo, non credo che le cose sciape. 20 anni che non si parlava di calcio femminile, sì, il calcio femminile aveva un ruolo anche marginale, io stesso dico, non mi appassionava molto. Le ultime partite vedo che hanno ritmo e la gente comincia a conoscere i nomi di questo sport che era la Cenerentola del calcio al femminile. Per fortuna il ciclismo in questo, nelle donne, non era proprio così Cenerentola, ma stiamo tornando ad essere le Cenerentole con le scarpe di vetro rotte. Mi spiego meglio, se noi smettiamo il racconto nelle mountain bike, come lo fa l'Ilenia, come lo fanno anche altri professionisti, io parlo di casa nostra, come il racconto della donna, Del gesto tecnico, del sacrificio, del perché fa certe cose. Allora si comincia ad appassionarsi a quel personaggio, crearlo e poi dopo venderlo, tra virgolette, ovvio, esportarlo, un po' come Silvio Martinello. Lui era il pista d'eccezione negli anni 90, quasi quasi non si aveva più bisogno degli stradisti. No, beh, Eleni ha fatto una fotografia perfetta. Non si può prescindere dai vari social, dalla televisione, dalle radio, tutto questo meccanismo. Mi ricorda Pantani, certo, quando davanti tutti alla televisione, quando a un certo momento faceva anche 11 milioni di telespettatori, no, dei record mostruosi, adesso inavvicinabile, quando si levava la bandana e tutti vedevamo Pantani anche che scattava. Certo. Ecco, questa è la televisione, questo è il racconto. Anche muto delle volte, anche senza nessuno sotto, ma vedere qui già sarà, provo ancora da brividi. Io da buon sessantenne passato vivo di quei ricordi, ma non li vedo lontani, tu che sei più giovane, perché poi dopo alla fine abbiamo una generazione di differenza io e te, ma come le interpreti tu questa cosa qua? Siamo tutti rincoglioniti? Ma no, ma la televisione va ancora tutto, dipende che pubblico vuoi andare a beccare, perché poi anche i social ci sono i pro e ci sono i contro. I social evolvono, tutti i giorni, quindi quello che oggi è presente, domani è vecchio, ma anche nei modi di comunicare nei social. Faccio un esempio, Instagram che è praticamente ormai il social di riferimento
con queste foto impattanti, sta prendendo addirittura il posto di Facebook per certi certo. target di pubblico, ma già su Instagram la foto sta diventando vecchia perché vanno le storie, quindi sai, è tutta una questione di evoluzione. Allora dico, sì. in questo marasma di evoluzione dove tutti corrono, ci vogliono dei punti fermi. E i punti fermi Bravo. Quali sono? La radio. Saluto Linus perché ogni tanto ci guarda. Se Radio DJ ha quel successo che ha, è perché la radio va ancora, come diceva Massimo. Certo. La televisione, ci sono dei prodotti televisivi che sono veramente validi. Ma come si fa a volerle bene? Vabbè, no. No, è una che studia. È una che studia. Cioè, la verità, studia. Insomma, allora, no, Massimo? Studiando, è una che studia. E studiando, io da curioso, continuo sempre a dire le stesse fesserie. I social hanno, secondo me, una concorrenza slealissima tra tante componenti e tra tante tematiche. Voglio dire, se uno fa una diretta di una gara ciclistica, vediamo che tiepida 1000, 1500, sei diretta 186, metto, scusatemi il termine, vi prego, un culo per aria, oppure quelli che fanno sui social, che invadono il campo, che si tirano le mutande, milioni. Ma è normale che il trash va di più, ecco, ma va di sì, più. No, ho capito. Ma questa cosa la puoi spostare anche in televisione, perché vabbè, se ci sono certi programmi, non fammi dire che programmi, sì, che fanno degli ascolti, che neanche una tappa del Giro d'Italia quando avevamo Pantani fa, fatti due domande. Però ma la televisione anche, c'è un'autocritica di massa, anche dire ma sì. un po' trash e comincia poi a fare massa critica un'altra parte. Qua invece mi sembra che ci sia una massa critica silenziosa, un po' costretti a mangiare un po' di tutto. Sì, ma questo è il pro e il contro del social network, bisogna anche cercare anche di capire, anche quando le aziende investono, se vale la pena fare un'operazione piuttosto che un'altra. Comunque, tornando ai punti fissi, anche il cinema doveva morire perché c'è Netflix, perché ci sono, certo. c'erano i DVD, ma il cinema sono sempre strapieni quando ci sono dei film belli, quindi di cosa parliamo? Anzi, vorrei tanto che il cinema tornasse nei centri. Hai voglia, hai voglia. Come una volta, non so, tu sei uno che una volta c'erano le terze e quarte visioni, non so se ti ricordi, era un'emozione. Beh sì, io confesso che al cinema ci sono andato poco perché correvo anche in bicicletta, che non avevo tanto tempo, però ogni tanto qualche bel film ci vado ancora. Ecco, il problema è un altro però, come dice Ilenia, quando ci sono dei bei film, quindi bisogna anche capire quando ci sono la trasmissione, cioè, vuol dire ci dà l'impatto. E poi vai in una maniera diversa, chiaramente più contemplativa, più dedicata a quell'evento. Allora, possiamo dire quando ci sono dei bei film e quando c'è del bel ciclismo? Sì, infatti. No, no, è questo che il succo del discorso, pare banale, però io dico, è vero questa ondata di grande informazione, però colui che deve prendere l'informazione, mi piacerebbe che avesse il diritto in maniera contemplativa di andare a scegliere. Perché la scelta è una questione matura. Ma questo è il problema, passando poi, tornando al ciclismo, stiamo parlando di ciclismo, oggi magari parliamo anche di mountain bike, poi certo. abbiamo anche l'internazionale d'Italia. Io penso che la maggioranza del pubblico italiano amerebbe vedere la Coppa del Mondo in diretta, perché sì. quando c'era tutti la guardavano. Sì. È normale, se non hai la possibilità di guardarla in televisione, perché non esiste, dove la guardi, su Red Bull, su col telefono. Certo. Però è tutta un'altra cosa. Cioè vuoi mettere... anche se tu ti connetti col computer sulla televisione, non è la stessa cosa. È vero. Che non avere parliamo uno spazio di mountain bike, anzi di rally. Ah, parliamo del rally di Sardegna prima. Ecco, sì, c'è stata questa ottava edizione del rally di Sardegna che sta un po' tornando in auge. Il prossimo anno il comitato organizzatore vuole cercare di spostare la data, perché quest'anno data un po' infelice, perché era in concomitanza con la Iro, quindi non c'erano tantissimi atleti, però un scenario veramente spettacolare. Fatti ha vinto pregare. Nicolas Sanparisi, una formula anche un po' diversa, perché è una corsa a tappe, però con il regolamento del rally motociclistico, quindi con le prove speciali, con le penalità, in uno scenario veramente, che è quello degli Ogliastra, ecco, che è veramente spettacolare. Prendo spunto da questo per dirti, Leni, a me ne costa poco, perché noi poi mettiamo in onda quello che ci arriva in certe situazioni, però raccontare vuol dire anche avere delle immagini e avere degli arrivi, raccontare un territorio che favorisce comunque un turismo, quindi se hai una cronaca riesci a farla, se hai delle clip, come oggi si usa emozioni, le facciamo anche noi, ci mancherebbe altro, e le facciamo anche benino, insomma. Però è una cosa diversa, anche qua manca un racconto. Perché bisogna mixare tutte le cose, cioè bisognerebbe fare un pacchettino completo per avere tutto e accontentare anche tutti i pubblici. E sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Io andrei, siccome c'è stata anche la Gran Fondo Mont Blanc, sì. e vado più che altro che qua in pratica la salita del San Carlo è quello che ha destinato e ha detto Carapaz vincerà il Giro d'Italia. Una domanda la voglio fare, che poi Nibali si incazzò tanto con
sai, perché con Roglic, con Roglic, perché ma io lì credo che la tampa è stata proprio farlo andare via in quella salita. Per la Mont Blanc si sono fatto la Gran Fondo e ripercorrono quelle salite perché l'amatore va e dice ho fatto la salita di Carapaz che ha vinto. No, secondo me l'hanno voluta perdere più che altro Nibali e anche forse Roglic. Ma credo che l'errore è stato più grande quello di Nibali, perché Nibali non doveva pensare di avere l'aiutino da parte di Roglic, perché intanto Roglic non aveva squadra questo giro, sì, proprio totalmente assente, doveva correre un po' in difesa per capire dove arrivava. E quindi Nibali, con l'esperienza che ha, sapendo che delle volte bisogna sapere con pochi secondi, con un po' di lucidità in più, dire non posso farlo lasciare andare a un minuto e può mezzo. Che la testa del e ha perso il giro. Sì, può essere la testa del campione, ogni tanto dovrebbe ragionare da gregario. Per essere un vero campione. Guarda, io gregario ci sono sempre stato, quindi sì. Non sfondi una porta aperta. Però delle volte ci sono quei momenti un po' che giochi, no, a capire vado io, va lui, va io, va lui, e Roglic, come ripeto, non aveva l'idea di farlo, doveva andare Nibali. Sono d'accordo con te, un'analisi precisa. Io andrei con questa piccola clip della Gran Fondo Mont Blanc, anche questa è una clip emozionale, ve la diamo come ci è arrivata, ci fa piacere, insomma, godetevela così com'è. Ben rientrati amici, io manderei, se sei d'accordo Ilenia, se poi abbiamo anche un interessato, proprio la Twill, gli internazionali d'Italia. L'ultima tappa dell'internazionale d'Italia Series, c'è stato un rimescolamento di carte, quindi andiamo a vedere cosa succede, poi ne parliamo con Massimo. Volentierissimo. La Twill che ha ospitato l'ultima tappa degli internazionali d'Italia Series in un percorso a detta di tutti e non solo degli addetti ai lavori da Coppa del Mondo. Con gli highlights andiamo a vedere la gara Donne Open, vale a dire Donne Elite, Donne Under 23 e Donne Juniores, parterre de Rouen per questa ultima tappa di La Twill. Abbiamo la campionessa d'Italia Eva Lechner che si gioca
La classifica finale con la leader in questo momento dell'assoluta, vale a dire Martina Berta. Attenzione anche a Chiara Teocchi, attenzione alle straniere, a Ivy Richards, grande campionessa britannica, lei che spazia dal cross alla mountain bike. Attenzione anche al rientro di Pauline Ferrand-Prévot, la pluricampionessa del mondo sia di mountain bike che su strada che di ciclocross, ritornata appunto alle gare che contano finalmente dopo una serie di problemi fisici non da poco, ha avuto parecchi interventi, ma siamo veramente felicissimi di vederla con il numero attaccato alla schiena. Pronti via, parte forte Chiara Teocchi che cerca appunto di aggredire anche le altre concorrenti. Molto bene Eva Lechner nei tratti qui tecnici, questo Rock Garden. Vediamo ora Greta Seinwald affrontare appunto questa pietraia veramente molto simile a quelle che si trovano in Coppa del Mondo. Mi viene un po' a memoria l'ex percorso in Sudafrica, che era un percorso molto molto tecnico, con questa Rock Garden anche abbastanza accentuata. In slow motion Pauline Ferrand-Prévot affrontare appunto un tratto di discesa, lo dicevamo, contentissimi di vederla ritornare ad attaccare il numero alla schiena, ha già vinto qualche gara in Francia, si sta preparando per affrontare l'ultima parte di stagione. Lo ricordiamo, i campionati nazionali si terranno un po' in tutta Europa nella prima metà di luglio. Poi ci sarà spazio per le ultime prove di Coppa del Mondo, con la classifica ancora tutta aperta, e soprattutto per i campionati del mondo che saranno verso fine stagione. Cadò anche agli altri italiani, abbiamo visto Nober Parleiter, abbiamo visto Serena Calvetti, ma lì davanti Ivy Richards che sta cercando di forzare bene anche la Teocchi oggi, Martina Berta che sta cercando con le unghie di tenere la leadership di questi internazionali di Italia Series, lei che è under 23 ma che ha comunque la maglia per quanto riguarda l'assoluta. Al secondo giro abbiamo visto come un po' la situazione con la Ferrand-Prévot, con la Richards dietro, con Chiara Teocchi ottima terza. Attenzione appunto, dicevamo, ad Eva Lechner perché sta rimontando molto molto bene. C'è un po' una lotta nella lotta anche per quanto riguarda la categoria juniores, con Letizia Marzani e Letizia Motalli che si giocano appunto la vittoria di questi internazionali d'Italia Series, che hanno toccato tappe molto molto belle, molto molto tecniche. Sembra ieri che siamo partiti dalla Liguria, ora chiudiamo con appunto la Twill, con un percorso disegnato da Enrico Martello, molto duro, molto tecnico. Qui veramente si è fatta la prova per un futuro roseo, non solo un campionato italiano, ma posso assolutamente affermare questo è un percorso da Coppa del Mondo. Intanto Pauline Ferrand-Prévot in zona box, anche siamo in altura, ma ovviamente la giornata è calda, con Ivy Richards al comando, la Prévot in seconda posizione, in terza Eva Lechner che ha passato Chiara Teocchi e che sente la maglia di leader di questa internazionale d'Italia vicina. Martina Berta intanto sta perdendo posizioni su posizioni e sta girando attorno alla settima posizione in classifica. Eccola qua Martina Berta, la vediamo sempre grintosissima ma un po' affaticata appunto in questo ultimo tratto di gara. Pauline Ferrand-Prévot in maniera anche molto attenta, molto intelligente, affronta anche questo tratto in discesa con il drop e poi il ponte da affrontare. Ecco, vediamo ora la Berta, traiettoria diversa per lei in questo Rock Garden tra l'altro anche molto bello e copiato, mi viene in mente un po' quello che si trovava in Sudafrica nell'ex prova di Coppa del Mondo. Siamo veramente in dirittura finale con la sfida tra Ivy Richards e Pauline Ferrand-Prévot, ma la Richards ha comunque un buon margine di vantaggio nei confronti sia dell'ex campionessa mondiale Pauline Ferrand-Prévot che di Eva Lechner e Chiara Teocchi, che sono un po' le prime quattro di questa classifica open. Tanto vediamo appunto la Ferrand-Prévot in azione e l'arrivo di Ivy Richards, che andremo poi a sentire con le consuete interviste di giornata. La britannica vince in 1:31:01, in seconda posizione 1:16 la rientrante Pauline Ferrand-Prévot, quindi in terza posizione la maglia tricolore di Eva Lechner, Torpado Südtirol, che vince anche gli internazionali di Italia Series. In quarta Chiara Teocchi, quindi Lena Gernaut, Isla Short, Martina Berta in settima posizione, intanto Live is a Joke per Pauline Ferrand-Prévot.
che è assistita dal compagno Julien Absalon, quindi abbiamo visto anche Paola Pezzo, madrina di questa ultima tappa. Per quanto riguarda invece la classifica donne, vince Mona Mittelwarner, donne junior, su Letizia Marzani, che vince ovviamente anche la classifica finale dell'Internazionale d'Italia. Questo è il podio con Ivy Richards, Pauline Ferrand-Prévot e Eva Lechner, che vince la classifica generale assoluta, mentre per Mantina Berta la maglia delle Under 23 con i podi. Andiamo a sentire le grandi protagoniste di questa ultima tappa della Twill. Sì, è stata una bella battaglia, ci volevo per forza, poi oggi sono partita un po' male, non stavo bene al primo giro e ero un po' indietro, ma poi dopo pian pianino mi sono sentita sempre meglio e ce l'ho data tutta. Sì, sono molto contenta di aver potuto correre qua in Italia un po' di gare e di aver vinto anche la classifica generale, perché in tutti quegli anni non l'ho mai vinta, per quello ci voleva. Era un po' stressata e nervosa all'inizio, perché un percorso così tecnico non permetteva errori. Poi in gara mi sono un po' calmata e ho cercato di guidare al meglio, spingendo nei tratti dove potevo fare la differenza e cercando di guidare in maniera molto molto pulita nelle discese. È andata bene e sono molto molto soddisfatta. Amo correre in Italia, il pubblico ti dà sempre una forza in più. C'erano tanti tanti fans sul percorso, un'atmosfera bellissima, il percorso molto tecnico ma dal punto di vista paesaggistico molto spettacolare. Sì, sono molto contenta e sicuramente ci puntavo a riprendere la maglia, dato che non ho potuto correre a Pineto, però sono molto contenta, ho dato tutto e sono soddisfatta. Un cadeau anche alle gare junior con questa ultima tappa che valeva tra l'altro anche come UCI Junior Series, e la grande lotta anche per quanto riguarda gli juniores con un grande protagonista che è stato il padrone di casa Andreas Emanuele Vittore del Monte Tamaro in maglia di leader, ma qui non ti aspetti un ragazzo che noi conosciamo molto molto bene, vale a dire un ragazzo che sta crescendo bene nel cross, grande protagonista dell'ultima stagione invernale, un ragazzo che si sta togliendo delle belle soddisfazioni, che si toglierà proprio qui in alla Twill una grandissima soddisfazione nel mountain bike, vale a dire Davide Toneati, che lo vediamo adesso scendere, l'atleta della James Bike Team di Buia, che andrà appunto a vincere questa tappa di UCI Junior Series. Ovviamente in classifica resterà il leader Andreas Vittone, che andrà appunto a conquistare anche con una certa facilità i punti, la classifica finale, dopo comunque un ottimo comportamento nelle varie tappe dell'Internazionale d'Italia Series. Insomma, Vittone è sempre stato nelle prime 3-4 posizioni, lo vediamo adesso affrontare ecco questo tratto in discesa. Dicevamo, comunque l'atleta che non ti aspetti è appunto Davide Toneati, che va a conquistare per la prima volta nella sua carriera una tappa di UCI Junior Series, che è un po' la Coppa del Mondo per quanto riguarda le categorie giovanili. Davide Toneati, che vince appunto su Andrea Colombo, compagno di squadra di Andreas Vittore della Monte Tamaro, infatti ecco lo vediamo qua intanto Toneati arrivare, e in terza posizione invece Bauman, anche lui della Monte Tamaro, quindi un po' un successo di squadra per la Monte Tamaro, che piazza 4 corridori nei primi 5, ma il successo assoluto è del nostro Davide Toneati, James Bike Team di Buia, mentre la classifica finale dell'Internazionale d'Italia Series va ad Andreas Vittore, che vediamo ora appunto sul podio con i compagni di squadra e con Davide Toneati. Questi sono gli junior che giustamente per questa ultima tappa hanno avuto una ottima visibilità. L'intervista a Davide Toneati. Ma sicuramente non ci avrei creduto, è come un sogno che si avvera praticamente, perché essere tornato da così poco dall'infortunio e riuscire a fare una gara così è il massimo per me. La gara è stata lunga, un po' più del solito, e mi sono gestito all'inizio della gara per poi andare in crescendo. Fortunatamente
tre gare su cinque sono andate abbastanza bene. Oggi sì, ci tenevo a difendere la maglia, ma volevo fare un bel risultato qua in Junior Series. Ultima tappa in programma e anche qui bisogna veramente prestare molta molta attenzione. La gara Open, la gara Clou, quella dedicata agli Elite Under 23, con la grande sfida fra il campione d'Italia Gerard Cashbaumer e il francese Stéphane Tempier in maglia di leader. Anche qui chi arriva primo qui alla Twil vince gli internazionali d'Italia Series. Questo sta a dire quanto bella e quanto combattuta è stata questa edizione 2019 degli internazionali d'Italia Series. Abbiamo tanti protagonisti, perché abbiamo Jordan Sarou, abbiamo i nostri Gioele Bertolini, abbiamo Daniele Braidot. Facciamo l'in bocca al lupo a Luca, che si sta rimettendo da un infortunio. Abbiamo Maxime Marot, abbiamo Thomas Bennett, abbiamo Nadir Coledani, quindi sarà interessante anche andare un po' a capire cosa succederà poi appunto per quanto riguarda la classifica finale e generale. Abbiamo visto una partenza molto molto forte di Maxime Marot, sta andando molto bene anche Gioele Bertolini, che in questo percorso insomma si sta difendendo molto molto bene. Gerard Cashbaumer è lì davanti, non vediamo in questo momento nelle prime posizioni Stéphane Tempier. Vediamo appunto che la testa della corsa a Gerard Cashbaumer, a Jordan Sarou, a Gioele Bertolini, a Maxime Marot e a Philippe Antoine. Dobbiamo dirlo, per dovere di cronaca, non lo vedremo poi, che Stéphane Tempier, il leader fino a questo momento dell'internazionale d'Italia Series, verrà fermato da un incidente meccanico. Eccolo qua, lo vediamo, Tempi è già attardato, la rottura della catena in un tratto di salita che ovviamente andrà a compromettere poi il risultato dell'atleta transalpino. Un cadeau anche a Martino Fruet, l'intramontabile Martino Fruet, mentre Yuri Zanotti sta andando molto bene per quanto riguarda la classifica degli Under 23, lui che è leader appunto della speciale classifica dedicata ai giovani. Bene anche Nadir Coledani. Intanto al secondo giro abbiamo Gerard Cashbaumer, abbiamo Jordan Sarou e abbiamo Gioele Bertolini, ed è veramente con grande piacere per me commentare Gioele Bertolini, il bullo, che è tornato alla grande anche nelle posizioni che gli competono per quanto riguarda appunto queste gare internazionali anche in mountain bike. Lui che è stato un grande protagonista durante la stagione invernale. Intanto Gerard Cashbaumer che comincia a carburare, che sappiamo insomma non ha fatto mistero di puntare alla parte clou della stagione, vale a dire dalla riconferma del titolo tricolore in poi, perché insomma dopo i campionati italiani di Lamosano, di Chiesa dal Pago, ci saranno le prove di Coppa del Mondo e ci sarà questo mondiale che è aperto veramente a tutti, visto e considerando che appunto sembra che Mathieu Van Der Poel non parteciperà, quindi c'è veramente un parterre de roi che può contendersi il titolo iridato in quel di Mont Sainte-Anne in Canada. Intanto Daniele Braidot in quarta posizione, un po' a bagnomaria rispetto a tutti gli altri. Sam Gaze, il neozelandese, colui che è riuscito a battere Nino Schurter lo scorso anno nella prima prova di Coppa del Mondo, non si sta comportando benissimo, era uno un po' dei pronosticati per questa tappa. Invece davanti vediamo appunto ancora Gerard Cashbaumer, Jordan Sarou che cerca di mantenere il gap con Gerard Cashbaumer, che lo vediamo ora al cambio borraccia in zona box. Gerard che ha impresso un ritmo veramente forse nato già dalle prime tornate. In seconda posizione Jordan Sarou, quindi un gruppetto con Gioele Bertolini, lo vediamo che al momento è in terza. Questo è il Rock Garden visto da dietro, con sua maestà Martino Fruet, uno dei migliori ad affrontare appunto questi tratti in discesa. Gerard Cashbaumer a due giri dal termine ha già un margine di quasi un minuto nei confronti di Jordan Sarou, quindi in terza posizione lo vediamo ancora Gioele Bertolini, che cerca e stringe i denti di appunto mantenere questo ottimo podio. In quarta sta girando Daniele Braidot, quindi Maxime Marot, Philippe Antoine, l'altro italiano è Andrea Tiberi in ottava posizione, che anticipa poi Nadir Coledani. Attenzione, perché anche qui c'è la lotta non solo per la classifica di tappa, ma come abbiamo detto per l'internazionale d'Italia Series. Quindi con Tempier fuori dai giochi, Gerard Cashbaumer potrebbe fare colpo pieno, vale a dire
tappa e maglia, e così è perché all'ultimo giro lo vediamo sempre più solitario, con un ritmo molto molto buono e un margine rassicurante nei confronti di Jordan Sarù e di Gioele Bertolini. Dicevamo, la lotta nella lotta anche per i podi, perché ovviamente in terza posizione dell'Internazionale d'Italia c'è Nadir Coledani, che deve un po' vedersi da Nicolas Pettinat. Pettinat che non ha avuto una giornata eccelsa in quel di La Tuile, che quindi Nadir Coledani, con il suo nono posto assoluto, sembra che riesca a mantenere poi il terzo posto della classifica generale. Vince Gerhard Geschbaumer, vince Gerhard, si porta a casa tappa e maglia, quindi è lui il vincitore di questa Internazionale d'Italia Series 2019. In seconda posizione il francese Jordan Sarù, quindi in terza il bullo Gioele Bertolini, che ritorna su un gradino importante in una gara internazionale. Bravissimo Gioele. Quindi in quarta posizione Daniele Braidot, segue Maxime Marot, Philippe Antoine, Thomas Bonnet, Andrea Tiberi, Nadir Coledani e Alessio Agostinelli. Per quanto riguarda invece la classifica degli under 23, intanto il podio con Jerry che veste la maglia di leader dell'Internazionale d'Italia. Per quanto riguarda invece gli under 23, mantiene la leadership e si riconferma Yuri Zanotti. Questa è la top 10 di La Tuile. Andiamo a sentire i grandi protagonisti. Sì, dai, quest'anno ho iniziato già forte. Sì, ho vinto la gara lì a Pineto anche. Oggi sì, ieri ho guardato il percorso, il percorso è bellissimo. Il livello era alto, altissimo oggi. Sarù e anche Gioele, non ho pensato che vanno così, o Gioele va così forte, per quello il livello è più alto di 6 anni fa, secondo me. Sì, dai, sto bene. Speriamo che va avanti più o meno così. Sì, è una gara durissima. Gary aveva un passo eccezionale sulle prime due salite, diciamo, e forse un giro esagerato a tenerlo, e gli ultimi due giri veramente avevo le gambe durissime, ho cercato di mantenere la terza posizione. Sarù era vicino, ma purtroppo non ce l'ho fatta prenderlo, però direi una buona prestazione, un Bertolino in crescita, adesso andiamo avanti così. Yeah, I was in shape, but, sì, ero in forma oggi, ma Gerhard era molto molto forte. Mi sono goduto ogni momento di questa gara. Percorso bello, tecnico, atmosfera suggestiva, tifo veramente da stadio, ci ritornerò. Potevamo vincere 3 maglie, ne abbiamo vinte 3, quindi direi che siamo più che soddisfatti, ce la meritiamo, siamo un bel gruppo, una buona squadra. Mauro è un grande DS e ce la meritiamo. Sì, sono contento di questo riscontro molto positivo, anche perché abbiamo iniziato ad Andorra, il mio paese, e abbiamo concluso qui in montagna, alla Tuile. Molti partecipanti, e quindi anche oggi è stato un parterre di atleti veramente di alto livello, e ben venga, perché anche per quanto mi riguarda ho delle indicazioni più attendibili, e nulla da togliere alle altre manifestazioni, però veramente oggi c'era un gran numero di atleti, quindi complimenti a Gary, perché quando ha voluto se n'è andato, ha fatto veramente una gara sempre in testa, e sono contento per un Gioele Bertolini che ha fatto fatica ad arrivare a questo punto, ha lavorato tanto e raccoglieva poco, invece oggi ha raccolto un bel terzo posto. Bravo anche a Daniele, vediamo, sono parecchi gli italiani qua nei primi 10, quindi sono contento. We'll be right back.
Ben rientrati, bella, bella clip. Insomma, io qua ho visto tante cose, no? Mi piace tantissimo, comunque l'internazionale d'Italia Sire è una bella confezione come gara. Assolutamente, poi l'ultima tappa sembrava una tappa di Coppa del Mondo. Esatto, quindi ha, una, ha un molto suo bella. Perché, anche, cioè, voglio dire, il tuo corridore cosa è successo? Porco boy, una catena. Beh, io successo... ti ho visto alla presentazione e ho detto, guarda, vieni giù che parliamo. Sì, magari commentiamo anche la vittoria di Tempi, in realtà è successo un problema che capita raramente, in un tratto di salita Tempi ha strappato la catena, ora non è raro, è capitato, però è abbastanza unico la cosa, ma comunque devo dire che non c'era nulla da fare, se possiamo dire che Gerhard era imbattibile e Tempi non è più giovanissimo. No, no, beh, insomma, 28 anni, beh, insomma, quindi voglio dire, è maturo, un atleta maturo. È non si batteva Kersbaumer in quel giorno lì, neanche secondo Tempi aveva le gambe per farlo, quindi era proprio matematica. Se arrivava prima Gerhard, secondo doveva arrivare Tempi. Mountain bike che comunque ha una vita lunga fino a ottobre, poi quasi in concomitanza, anzi, diciamo in concomitanza con il ciclocross. Stridono secondo te queste due cose qua, che si accavallino un po'? Per qualche tempo? No, secondo me no. Volevo anche aggiungere a questo che quest'anno la seconda weekend di ottobre la nazionale italiana andrà a visionare il percorso olimpico di Tokyo 2020, quindi questo è un passaggio importante per la nazionale, sia donne che uomini. Quindi Mirko Celestino, che sta facendo un ottimo lavoro, è insomma, un ex biker, ma soprattutto un'esperienza sul strada, campo, anche su strada, ma a parte questo sta veramente lavorando bene. Però secondo me non stride, è chiaro che gli atleti, magari lei è uno che fa anche ciclocorsa, quindi lo sa bene, certo. Deve fare un po' di pausa per riprendere un po' di energie fisiche e psicologiche, certo. Ma ci sta, è una disciplina del cross che io a me piace e secondo me è propedeutica a quella che è sia la strada e il mountain bike in particolare, ecco, perché diciamo è sempre vita. Non ti fa specie che adesso cominciano a strizzare l'occhio diciamo così, ai crossisti nella strada, cioè ce ne sono oramai più di uno. Beh, sta quasi facendo tendenza. Esplosi. Sta facendo tendenza questa cosa qua. Perché tu ti agganci a due fenomeni, che uno si chiama Van der Poel e l'altro si chiama Van Aert. Van Aert. È chiaro che è una cosa abbastanza singolare, perché cioè, questo Van der Poel veramente va forte su strada, va forte in mountain bike, perché ha vinto proprio la Coppa del Mondo, la seconda prova di Coppa del Mondo ad Albstadt. Ma comunque ad Albstadt è arrivato, è andato forte. E poi è uno che ne cross è campione del mondo, quindi che cosa vogliamo aggiungere? Però non fa il mondiale di mountain bike, quindi il mondiale di mountain bike è apertissimo adesso. Ecco, ma allora, perché ha scelto di fare il mondiale su strada. Su strada. Ci sono queste cose. Te l'avevo detto che c'era comunque. Poi Van Aert invece ha scelto di partire forte col cross, quindi non fa il mondiale su strada. E saranno rogne per la nostra nazionale di strada. Sì. Perché ha un motore eccezionale. Sì. Tra l'altro c'è anche la genetica, perché il nonno papà, Pulidor esattamente, sì. Quindi papà è un altro stradista enorme, esatto. Adri Van der Poel abbiamo corso insieme, lo conoscevo abbastanza bene. Mamma mettiamola mia. Così però sarà una rogna per la nazionale su strada, però si aprono delle prospettive per i mondiali nostri di mountain bike, perché comunque senza Van der Poel veramente è aperta, certo. È aperta. Ecco, a me piace quando ci sono nuove organizzazioni. Eravamo presenti, l'abbiamo mandato la settimana scorsa, la clip dove Silvio Martinello ha raccontato l'Adriatica Ionica. Anche questa è una bella formula dove dei privati, un ex corridore come Argentin, si è messo a disposizione per poter organizzare e avere una visione addirittura fino al 2024 per raggiungere addirittura la Grecia, no? Io la trovo una cosa... C'è una bella scommessa contro i titani. Sì, sì, beh, è una scommessa. Argentini, devo dire, io nel 96-97 abbiamo fatto una squadra di professionisti insieme, quindi lui era, diciamo, il team manager vero e proprio, è sempre stato un po' visionario su questo, ha sempre fatto veramente, è avanti rispetto agli altri. Speriamo che riesca a confezionare questo pacchetto e arrivare veramente a Atene, sarebbe una cosa... Insomma, bellissima. Bella. Ma anche perché mi pare un po', sai, Davide Golia, il fatto che il ciclismo insegna una cosa, che i sogni non hanno limiti, vero? Per cui anche nelle organizzazioni credo che sia qualcosa di pregevole, insomma. E poi ce ne vogliono di organizzazioni, cioè abbiamo perso gare storiche
del calendario italiano e ben vengano che ritorni. Ecco, quale sarà la ricetta per salvare sto ciclismo? Perché, scusami, poi siamo quasi in chiusura. Le e-bike stanno soffocando un mercato, non sapremo come andrà a finire, non sapremo chi la vincerà. Mi sembra anche strano che quelli che vendevano motociclette adesso vendano biciclette. Cioè, è un po' come andare in farmacia, io in farmacia vorrei il medicinale e dal panettiere trovarmi il pane, ma lo so che sono un po' datato. Però anche qua è la stessa cosa, cioè non vorrei che con tutto questo marasma del momento mandassimo in secondo piano la gesta atletica di una bicicletta come questa qua che abbiamo, che è muscolare, che ti fa sognare. Perché io se vedo una gara di un corridore con una e-bike smetto di sognare, perché non so dove ci sia la tecnologia e dove ci sia la forza vera. Perlomeno fatemi sognare, io non voglio parlare male del ciclismo, parlo soltanto bene del ciclismo. Quando vedo una vittoria mi si allarga il cuore e mi brillano gli occhi, perché penso che ha fatto qualcosa che io non sarei mai capace di fare. Sì, ecco, secondo me bisogna anche un po' dividere quello sul discorso del bike e quello che è il mondo racing e quello che è il business vero e proprio. Cioè, soffocando, mi permetto, Nicola, di dire in realtà non è proprio così. Stanno le aziende investendo molto su questa parte perché c'è un business, certo. C'è fatturato, tanto certo. Per essere chiari. E quindi loro vanno dietro a questo mercato. Il racing ho qualche dubbio, non lo so fino a che punto riusciremo. Tanto per fare un esempio, ad Halberstad c'era stata una prova di e-bike nel circuito dove sì. Gareggiano i professionisti. Erano in 3, 4? In 4. Ora, magari è stato il primo evento, vedremo un po' se ci sarà nel mondiali. Ecco, il mondiale sarà interessante, brava. Ma sarà in 8, io voglio fare qualcosa. Io penso, Nicola, sì. E poi chiudiamo, sono un po' sì. Più sintetica, che dal punto di vista della mobilità ben vengano le bike, perché veramente danno la possibilità di fare ciclismo fino a che hai 90-95 anni dal fare salite. Su racing, cioè sulla gara, diventa un po' come l'automobilismo, certo. Cioè... Sì, c'è anche tutta una questione di tattica, quindi non vado a paragonarlo col ciclismo, un'altra cosa. La mia paura è quella che poi dopo, siccome si segue sempre il business dovrebbe seguire anche un po' il cuore, perché se il giorno in cui smette il cuore, smette anche il business. Non so se mi sono spiegato, io ricordo Tomba, erano tutti sciatori e abbiamo vissuto una grande orda di gente che faceva sport, così come... quando c'era Pantani. Ma la gente, non, allora, non puoi ammazzare il ciclismo, perché hai sempre un 30% di masochisti, come sono io, che vogliono far fatica. E quelli saranno dei modelli. E quelli, giusto? Poi, esattamente. Poi c'è anche un'altra considerazione sul discorso del bike racing. Bisogna vedere quanto dura la batteria. Con questo, come si è, drop the mic. Io ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi. Hai fatto una... Guarda, la chiusa più bella, bisogna vedere quanto dura la batteria. Grazie gentile donna, dove vai sto fine settimana? Questa settimana sono alla Pinarello. Vai a fare la Gran Fondo? Sì, parti con la Ciuffini. Ma spero che parti... No, vabbè, parto con la Ciuffini, poi ciao. Ma davanti, non come che ti mettono... Sì, parto davanti. Non negli inferi. No, non in quinta fila. Settimana prossima voglio proprio vedere come va. A settimana prossima, grazie Massimo. Grazie a voi. Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio vi dà appuntamento tutti i mercoledì alle ore 20 su Canale Italia 84 del Digitale Terrestre con Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com.